Una serata speciale in compagnia del governatore, quindi per il presidente della Martinez è sicuramente una serata da mettere in album dei ricordi. Tutto è andato molto bene, al suo fianco le nuove socie, quindi una serata veramente perfetta, molto ben riuscita. Sì, sicuramente una serata ben riuscita e insomma sono contenta che è stata una serata piacevole, ci siamo scambiati tante idee e quindi ci rivedremo alle prossime distrettuali. E poi ci sono queste nuove socie, sentiamo un attimino quali sono le loro impressioni, cosa dice? È stata una serata emozionante, sono valori quelli del Rotary nei quali sinceramente mi ritrovo e spero di poter essere utile, di poter servire. Lo faccio veramente col cuore, sono felice, ho incontrato tante persone che già conoscevo e quindi c'è un bello spirito, un bel clima stasera. Grazie mille a tutti. Sì, governatore, una presenza femminile qua al club che non scherza davvero. Davvero complimenti, se continua così ci vorranno le quote azzurre. Comunque complimenti, sono sicuro che il club potrà contare sul vostro fattivo contributo. In bocca al lupo, grazie. Che cosa ha detto questa sera al Rotary Club Fiorentina Valdarno, governatore? Che bisogna sempre alzare l'asticella, quindi sempre fare di più, migliorarsi, ma sono sicuro che ce la faranno tranquillamente. Particolare ho visto. Particolare, sì. Che cosa significa quel regalo? Significa Rotary, per me il Rotary è quello di avere un'idea, cercare chi può aiutarti e realizzarla insieme, realizzarla per il bene delle persone, questo è quello che è il nostro scopo. Governatore, un ultimo saluto, un augurio, un messaggio, qualche consiglio se si sente di dare qualche messaggio ulteriore? Consigli non ne hanno bisogno se la cavano benissimo, il messaggio è quello di esercitare sempre la magia del Rotary in qualunque momento, questo è l'auspicio per tutti, grazie. Allora facciamo un applauso, grazie.